Nell'estate del 1992 il presidente mette di nuovo mano al portafogli, acquistando grandi campioni come Stefan Effenberg, Brian Laudrup e Fabrizio Di Mauro. Ma la vera nota lieta è il rientro dalle ferie di Batistuta. Il giocatore è completamente rinato nello spirito e nel morale. Fisicamente è al massimo. È un giocatore ritrovato. La Fiorentina 92-93 viene addirittura presentata nella storica piazza Santa Croce davanti ad una tifoseria impazzita. La vita il primo se li porta a casa, la sala per lo Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta tutto il calcio minuto per minuto. E riprendiamo con il racconto dei secondi tempi delle partite, lasciamo inalterata la scaletta. I tempi naturalmente sono, secondo la sensibilità dei colleghi, in linea a Sandro Ciotti. D'accordo Provenzali, si gioca da 2 minuti la ripresa a San Siro. Si sblocca la partita di Firenze, Fiorentina in vantaggio, Effenberg sugli sviluppi di un calcio di punizione all'ottavo della ripresa. E dunque Fiorentina 1, Genoa 0, linea ancora a San Siro. Segnalo il pareggio del Genoa a Firenze. Ha segnato Van Schip al 21esimo minuto e dunque Fiorentina e Genoa sono adesso sull'1-1, a te la linea. Fiorentina-Genoa. È il 46esimo della ripresa, 1-1 si gioca ancora. Torino-Atalanta, Udinese-Pescara, Milan con 2 punti in testa, seguono Brescia-Lazio, Sampdoria-Genoa, Fiorentina-Juventus-Cagliari e Napoli con 1 punto. Primo giorno di scuola e... Nelle prime 4 partite i viola realizzano 3 pareggi e una vittoria per 7-1 con l'Ancona. Bastano 5 minuti per vedere una Fiorentina versione Spielberg. Il colore viola viene passato sulla tela dell'incontro a cominciare da Orlando. La caparbietà nel dribbling è premiata dalla sfortunata deviazione di un Pecoraro che scavalca Nesta. Di Mauro entra come la lama nel burro per un vantaggio che sarà poi dilatato e colpo. Dai 7 gol segnati all'Ancona il 20 settembre ai 7 gol subiti dal Milan il 4 ottobre, purtroppo il passo è breve. Il calcio è bello perché è irripetibile, ogni partita ha delle sue cose buone, delle sue cose negative. Certamente noi all'interno sappiamo che cosa estrapolare per discutere e migliorare. Pubblico fiorentino molto sportivo, molto corretto, almeno per tutto quello che è accaduto dentro lo stadio. Le due formazioni sono uscite tra gli applausi. Naturalmente c'è il grosso rammarico per questa squadra viola che sperava molto in questo match per entrare di diritto tra le grandi. Bella e affascinante questa signora viola, ma anche capricciosa e forse un tantino felice di far soffrire i suoi innamorati sulle tribune. Alla mezz'ora c'è il primo gol con un tiro da lontano. Il vantaggio scatena i viola che raddoppiano in 3 minuti. L'azione di Baiano, la conclusione di Orlando. Sì, penso che visto il tipo di clima che c'è in questa partita sarà sempre difficile che Juventus vinca qui. La Fiorentina è fresca, viva e legittima la sua superiorità con un gol di Brian Laudrup dopo appena 8 minuti. Però è sempre Fiorentina-Juventus, una partita che storicamente è destinata ad essere dura, nervosa, spigolosa e combattuta. La ripresa si apre con la solita Fiorentina, rapida e pronta a colpire. Baiano in posizione regolare attraversa tutto il campo. Dopo il tocco dello sfortunato difensore Sartor, il pallone finisce in rete e per i bianconeri è notte fonda. Sì. 2-0 è una Juventus tatticamente in difficoltà a prescindere dall'inferiorità numerica. Laudrup, che tra l'altro oggi ha ricevuto il premio come miglior giocatore di Danimarca, si diverte e fa divertire.
La Fiorentina si guarda allo specchio, si ammira un po' troppo e questo le fa perdere la possibilità di segnare altri gol. Ma, come detto, quando Firenze batte la Juventus è domenica di grande festa e nel giorno di festa tutto è più o meno concesso. Alla ripresa, sin dalla prima domenica, il campionato trova una protagonista. La squadra viola in Gabriel Batistuta, alla sua seconda stagione, un attaccante di valore internazionale. Insieme al nuovo gemello Baiano, forma una delle coppie gol meglio assortite e più pericolose dell'intero campionato. La gente aspettava tanti gol da me, io ho fatto solo 11 e niente, non sono molto contenti, però io non posso dire nulla. Il pubblico di Firenze pare essere soddisfatto dall'andamento della propria squadra, che la 13ª giornata occupa la seconda piazza. Non la pensano così i dirigenti viola, Vittorio Cecchi Go in primis. E così basta un passo falso perché salti la panchina di Gigi Radice. Appare un fulmine a ciel sereno, ma in realtà non è così. C'è stato un forte diverbio fra me e Radice. Io ritengo che la Fiorentina è mascherata. E veniamo in qualche modo alla partita del giorno, quella che ha determinato forse le reazioni più vive, cioè Fiorentina-Atalanta. Fiorentina-Atalanta. Il 3 gennaio del 1993 la Fiorentina perde in casa 1-0 con l'Atalanta. Una notizia clamorosa per una decisione che farà discutere a lungo al termine della prima partita in cui la Fiorentina non segna neppure una rete, ma sbagliandone appunto parecchie. La rete di Perrone è la goccia che fa traboccare un vaso già troppo colmo di incomprensioni tra il tecnico e Vittorio Cecchi Gori, il vicepresidente dal carattere fumantino, figlio di Mario. Ma dopo quasi 2 ore di stupita attesa, oggi negli spogliatoi dello Stadio Franchi, ecco Radice Vittorio Cecchi Gori rilasciare dichiarazioni così secche e perentorie da anticipare soltanto il comunicato ufficiale di pochi minuti fa. La situazione di classifica è tutt'altro che grave. In classifica fino a ieri la squadra viola era applaudita seconda, ora dopo la sconfitta con l'Atalanta scivola al sesto posto, con gli stessi punti comunque di Juventus e Sampdoria, 3 più della Roma e 5 del Napoli. La squadra viaggia bene, ma le tensioni interne hanno un'origine lontana, a inizio campionato, quando al Franchi si è subita l'umiliazione di un pesantissimo 7-3 dal Milan. Qualche momento è vero, praticamente abbiamo sbagliato. L'altro anno, lo sapete benissimo, molti di voi criticavano molto Radice e io l'ho difeso. Dopo che nelle prime giornate è sembrato persino che Batistuta, Laudrup e Deffenberg producessero un gioco talmente vivace da far pensare in grande. A parte del presidente c'è stata una discussione, perlomeno io sono stato considerato un po' il responsabile di questo cattivo andamento. Non è possibile perdere una partita con un'azione, creando tante azioni da rete e su un'unica azione da gol. 40 miliardi di lire ha investito la società per regalare alla città una squadra competitiva. Dalla Cintola in su è una Fiorentina tutta da gustare, con un attacco agile e potente integrato dagli inserimenti dei centrocampisti. Incaponendosi su un fantomatico e mal eseguito difesa zona, con tutte le ali che rischia. Insomma, il vicepresidente, figlio del presidentissimo Mario, non vuole che la Fiorentina in difesa giochi a zona, mentre Radice è convinto dell'efficacia del suo credo tattico. Ma il gioco a zona dell'allenatore, il pressing esasperato, che ricorda quello del suo Torino vincente del 1976, appare al padrone un affronto al buon senso. Si dirà che lei vuole fare l'allenatore. Io non faccio nessun allenatore, io faccio l'interesse della Fiorentina. Ed è notizia di un'ora fa, questa sconfitta è costata l'esonero al tecnico viola Gigi Radice. Cecchi Gori si reca negli spogliatoi e da buon produttore cinematografico concede una scena da film western al pubblico composto dai giocatori, con tanto di insulti e spinta al mister. Ma fino a che punto è comprensibile che il proprietario della società imponga le sue scelte sul gioco della squadra e quale deve essere in questo caso il comportamento del tecnico? Di ribellione? Conoscendo Radice non crediamo che avrebbe più accettato di allenare Viola.
La rottura è insanabile. E la forza delle valigie che pesano? Vedi che le valigie... No, sì. Auguri, Gesù. Grazie, ragazzi. Ciao. Anche l'associazione allenatori accorre in difesa del proprio tesserato con un comunicato inequivocabile. Sono tifosa della Fiorentina, vorrei proporre di impedire il taglio degli allenatori durante il campionato. Che ne pensate? Assistiamo gli addetti ai lavori. Dopo un intervento da grande saggio di Mario, che si scusa con Radice e contemporaneamente spende un parere di favore verso la nuova scelta di Aldo Groppi. Se Vittorio vorrà fare l'allenatore, io farò il presidente. Mi pare buona una bella idea. La Fiorentina si reca a Udine, dove passa in svantaggio dopo pochi secondi e perde con un secco 4-0. Oggi è stato tutto talmente brutto per essere vero che quasi non ci voglio credere. È un bruttissimo segnale. Il peggio deve ancora arrivare. Forse Mario Cecchigori ha sbagliato regalando troppi giocattoli a Vittorio Bambino. Da adulto ha continuato a pensare che la squadra fosse un giocattolo e l'allenatore un pupazzo da caricare a molla. Forza Fiorentina, che vuoi che diciamo? Perché noi ci abbiamo tutte e due voglia. Che devo dire? Sono contento, sono emozionato, sono commosso perché a tutto pensavo meno un giorno di poter tornare a Firenze. Il futuro è già cominciato e parla il linguaggio arguto, tagliente, ironico di un personaggio come Agroppi che appartiene a quella categoria di maledetti toscani del genere Amici miei che tanto piace al vecchio Cecchigori. Tutto è stato fatto improvviso e forse si deve il polverone suscitato, forse dipende proprio da questo. Condivido l'azione di mio figlio, come ho già detto, non nel modo ma nella sostanza. E con la Greppi stiamo ai vincere. Tornare a Fiorentina nel 93 grazie soprattutto a Mario Cecchigori, che aveva avuto sempre nei miei confronti stima e simpatia e affetto, me l'aveva sempre dimostrato. Quando cambiarono allenatore fu soprattutto Mario a volermi alla guida della Fiorentina. Ma mai scelta fu più infelice. È stata sì una giornata ricca di gol, ma soprattutto ricca di milioni. Alla 21esima giornata, i viola sono precipitati in zona retrocessione. Il futuro del loro campionato si colora di luci sempre più fosche. Maturità, saggezza e esperienza sono ingredienti che devi trasmettere adesso alla squadra. È un momento difficile, hai detto bene, tutte queste cose bisogna rimetterle in campo da martedì prossimo quando riprenderemo gli allenamenti, con la speranza anche di avere un po' di fortuna che non abbiamo avuto nelle ultime due partite. Speravo veramente in qualcosa di più anche perché avevamo fatto veramente poco. La Fiorentina ancora con la gestione Agroppi non ha mai vinto, 5 reti subite e nessun gol fatto. Paura? Paura, no, soprattutto dispiacere per i tifosi, per la società, per i giocatori e per me stesso, perché è chiaro, quando hai un andamento di questo genere non puoi essere sereno. Mario Cecchigori da Roma è preoccupato, dice che la Fiorentina prima giocava meglio. Beh, ha ragione essere preoccupato, lo sono anch'io, io prima non l'ho vista la Fiorentina, stiamo lavorando perché torni a giocare eventualmente come giocava prima, sarebbe bello per tutti di poter vedere la Fiorentina spumeggiante di inizio stagione. Grande cuore comunque della Fiorentina, però ecco, manca forse c'è la sfiducia o no? No, se c'è tanto cuore la fiducia c'era, è che c'è la sorte contraria sempre, oltretutto. Anche il pizzo di fortuna in certi momenti aiuta nelle difficoltà. Lei comunque non si sente in Serie B, no? Non deve sentirsi. Che io mi sento in Serie B o no, vale poco purtroppo. C'è un rammarico in questa stagione, Presidente? Tanti di rammarico. Ce ne sono molti, ma insomma. Vita Il primo si riporta a casa. Lasciamo per lo scudetto.
ancora 0-0 la situazione a Milano. E dopo 2 minuti e 30 di gioco la Fiorentina è andata vicinissima al gol per la seconda volta in questo confronto. Ricordiamo che le squadre sono ferme sul punteggio di 0-0. Scusa, il Milan è in vantaggio al 21esimo con Savicevic. Milan 1, Fiorentina, intervento anche da Milano per il raddoppio del Milan, ancora con Savicevic. Grande azione del numero 10 del Milan, del 2-0. La classifica della Serie A: Milan 39 punti, Inter 28, Torino 26, le squadre 25, Lazio, Juventus e Atalanta. Mentre la Fiorentina è sempre più invischiata in zona retrocessione, torna a sorridere anche la Juventus, che si vendica della Fiorentina e la sconfigge sonoramente il 25 aprile. Il 3-0 con cui si chiude la gara è firmato da Baggio, che al 90esimo trasforma un calcio di rigore. Una rete che segna il definitivo taglio del numero 10 juventino con il suo passato viola. Una rete che affossa la Fiorentina e segna il destino di Aldo Agropi, che lascia la panchina per essere sostituito da Luciano Chiarugi. Scommetterebbe quindi sulla salvezza, Fabio? Insomma, fino a oggi ero sicuro, ci salvevamo, oggi non sono più sicuro. Il primo se li porta a casa, la squadra per lo studio. Stiamo dunque per cominciare i secondi tempi delle partite della penultima giornata del campionato di Serie A. E pochi istanti fa abbiamo visto il portiere della Fiorentina Mareggini salvare su un colpo di testa ravvicinato operato da Silenzi. Dunque Torino pericoloso in avvio di ripresa, Torino che è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Lina Dudine. Scusesimo, Torino 1, Fiorentina 0, Fiorentina in avanti con un po', ma adesso c'è il Torino che cerca la sua azione offensiva. Attenzione, Torino che interviene, Battistuta al pareggio, 1-1 tra Torino e Fiorentina, Tedotto. Attenzione anche a Torino, 1-1 tra Torino e Fiorentina, Tenarina Santos. La classifica della Serie A: Milan, campione d'Italia, 49 punti, Inter 44. Il gol del pareggio ha fatto infuriare la Fiorentina e avvelena ancora di più il clima dell'ultima giornata, in programma domenica 6 giugno. Turno che vede ancora molte squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Tre i campi ad altissimo rischio: l'Olimpico di Roma, dove gioca l'Udinese, il Franchi, dove la Fiorentina ospita il Foggia, e il Rigamonti di Brescia, dove i padroni di casa ricevono la visita della Sampdoria. Il Brescia si è portato di nuovo in vantaggio con Domini. La radio è la grande protagonista della giornata. È la Fiorentina che parte forte e dopo pochi minuti si guadagna i due punti della vittoria, sommergendo il Foggia sotto una pioggia di gol. Il Brescia si sveglia nel secondo tempo e batte la Samp. Intanto Brescia 3, Sampdoria 1, a 8 minuti e 30 dalla conclusione. Attenzione, pareggio dell'Udinese con un ex, esattamente Desideri. Si consuma così il dramma della Fiorentina, condannata dalla classifica avulsa. E certo, un boccone amarissimo a trangugiarsi, il più duro di tutti, anche perché poi, per la verità, tecnicamente la squadra non è per Serie B. Proprio è stato un colpo maligno della sorte anche. Che cosa significa per Firenze la Serie B? È una bella mortificazione, certo, io non ho detto conto. Speriamo di tornare il prossimo anno, ci rivediamo in questi giorni per festeggiare il ritorno in Serie A di Viola.